4. Benvenuti in un nuovo capitolo di Indemologico. Per un'antropologia narrata del folklore. Le nostre storie. I vostri incubi. Sono la paura quando gridi chi sei. Sono il vento tra i capelli tuoi. Io sono l'ombra che di notte va. Semino il panico in città. Questo è Halloween, questo è Halloween. Ogni zucca lo griderà. Il 31 ottobre è vicino. Lo sentite questo odore di autunno, di zucche, di cannella, di case stregate, di pioggia e vento e di storie di paura? Il nostro periodo preferito dell'anno è ormai giunto. Siete pronti a scoprire di più sulla festa di Halloween? Quando arriva l'autunno, il buio giunge prima. Si indossano abiti più pesanti e il vento tra gli alberi diventa spettrale. Riconosciamo subito l'atmosfera di Halloween. Dallo scozzese, All Hallows Eve, ovvero la vigilia di ogni santi, si trasforma poi in Halloween ed è in realtà una ricorrenza antica. Le sue origini sono legate alla festività celtica che si tiene tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Tutti noi la conosciamo come Samhain, ma in realtà la pronuncia corretta è Samhain, il cosiddetto capodanno celtico. Dall'irlandese antico, Samhain, la fine dell'estate, diventa in seguito una festa neopagana. L'origine più antica legata a folklore è una festa popolare del paganesimo celtico. Il calendario di Coligny, epigrafe in lingua gallica e caratteri latini incisi su una tavola di bronzo nel secondo secolo d.C., mostra la scansione temporale del popolo dei Celti, che dividevano l'anno in due parti: l'inverno coincidente con Samhain e l'estate coincidente con Beltane, che celebrava l'equinozio di primavera e il solstizio d'estate intorno al 1 maggio. Samhain indicava l'inizio di un nuovo anno, perché il terreno veniva preparato per l'inverno, dopo il raccolto. Ciò che restava del raccolto era lasciato ai Puka, folletti cattivi e dispettosi del folklore irlandese. La notte del Capodanno celtico era sospesa tra l'anno che terminava e l'anno che stava per iniziare, e in quella dimensione liminale il mondo dei vivi e il mondo dei morti si assottigliavano permettendo l'interazione tra loro. Era a tutti gli effetti un giorno magico, un giorno che non aveva luogo concretamente. La parola Samhain deriverebbe dal gaelico e significherebbe la fine dell'estate, Summer's End. Spiriti e altre creature invitavano i mortali sulle colline per stare con loro e i maghi e i druidi ricevevano messaggi per i morti che venivano bruciati sul rogo perché potessero giungere a destinazione. E i fuochi servivano da guida per le anime perdute che trovavano così il luogo del riposo. La celebrazione non ha un carattere triste perché ricorda che ogni cosa ha un nuovo inizio e ogni morte ha la propria vita. Un antico testo ogamico, ovvero in una scrittura usata per trascrivere antiche lingue celtiche, riportava che chi non partecipava alla festa perdeva la ragione. Il giorno seguente si provvedeva ad alzare il tumulo, la sua pietra tombale e la tomba. L'autorità reale è sospesa, il re subisce la morte rituale, è annegato in una botte di vino e la sua casa viene incendiata. Samhain era quindi una festa mitico-rituale che vedeva una serie di simbologie e ritualità, come sacrifici di primogeniti animali in segno propizio per fecondare la terra, e le regole della vita ordinaria venivano spezzate. Inoltre in quel periodo sorgevano le Pleiadi, un ammasso di stelle visibili a occhio nudo, corpi celesti dell'inverno che indicavano il dominio della notte sul giorno. Si usava cucinare in alcune regioni della Bretagna delle torte a forma di cervo, che simboleggiavano il dio cornuto, che prima di ritornare al sorgere del mattino nel regno dei morti, perdeva le sue corna. Quando i romani ebbero contatti con i Celti, Samhain fu identificata con la festa dei morti Lemuria, che si teneva il 9, l'11 e il 13 maggio, per esorcizzare gli spiriti dei morti, i Lemuri. I Lemuri erano gli spiriti della notte, considerati vampiri, anime senza riposo, perché morti in modo violento, tornavano sulla terra per tormentare i vivi, fino a condurre le persone alla pazzia. Il padre Familias buttava alle sue spalle fave nere per 9 volte, recitando formule propiziatorie. Nel 609 Papa Bonifacio IV sostituì Lemuria con tutti i santi il 13 maggio, e nel 732 Papa Gregorio III lo fece coincidere con il 1 novembre. Alcuni studiosi invece hanno collegato Samhain al Mundus Cereris della religione romana arcaica di probabile origine etrusca. Cerere era la dea della fertilità, nume tutelare dei raccolti legata anche al mondo dei morti,
consacrata ai mani, le anime dei defunti o divinità dell'oltretomba. Il termine Cerritus significava invaso dallo spirito di Cerere e indicava un posseduto. Nel santuario di Cerere, sul colle aventino dedicato alla triade dionisiaca di Libero, Libera e Cerere, ovvero Demetra, Dioniso e Core, si trovava una fossa circolare che simboleggiava l'universo e un utero rovesciato che coincideva con il centro della città tra Decumano, la via che nelle città romane andava in direzione est-ovest, e Cardo, che invece andava in direzione nord-sud. La fossa veniva aperta solo 3 giorni l'anno per il Mundus Patet. Il termine Mundus indicava mondare, purificare, e le consonanti MND sono le stesse che richiamano, nella radice indoeuropea, il termine bocca, utero. Il 24 agosto, il 5 ottobre e l'8 novembre il Mundus veniva aperto, permettendo la comunicazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti, ed era proibita ogni attività ufficiale. Il rito era purificatore in vista dei Saturnali e del Natale. Durante questi giorni di apertura del Mundus, i morti potevano uscire e vagare per la città. Nel 998 viene invece istituita il 2 novembre la commemorazione dei defunti. Oggi il neopaganesimo ha ripreso la festività di Samhain. Nella ruota dell'anno, rappresentazione del ciclo naturale delle stagioni costituito dalla celebrazione di 8 Sabba e per i Wiccan, nuovo movimento neopagano legato alla stregoneria, è una delle feste principali. L'antropologo James Fraser, nel libro Il ramo d'oro, scrive che Samhain ha dato ad Halloween una valenza sovrannaturale e una liminalità. Nel XVIII secolo si diffuse l'idea che Samhain fosse una festa satanica dedicata al principe delle tenebre a cui venivano offerti sacrifici legata alle streghe e ai Sabba. William Shakespeare nell'Amleto scrive: «Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l'inferno stesso alita il contagio su questo mondo». Halloween è il momento in cui la paura della morte viene esorcizzata, ma nonostante le credenze è una festa che veniva praticata, anche se con nomi diversi, nelle regioni italiane, tanto che l'antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani aveva ipotizzato che Halloween poteva essere nata in America non solo dalla migrazione irlandese, ma anche da quella italiana, nell'integrazione delle usanze delle varie culture poi confluita in Halloween. In Abruzzo e Molise, quando i morti ritornano nelle loro case, si ritiene che i vivi, per vedere i morti, dovessero guardare la luna in un riflesso di acqua o poggiarsi col mento su una furca e tenendo un gatto tra le mani, o ancora guardare attraverso un setaccio. Chi sarebbe riuscito a vedere la processione avrebbe visto che prima sfilavano le anime belle, che consigliano di entrare in casa, poi le anime degli uccisi e dei dannati. In Molise, inoltre, i morti portavano doni ai bambini. In Abruzzo invece i ragazzini facevano dispetti come bussare ai portoni la notte o dipingere con la calce teschi e scheletri sulle porte o diffondendo zucche intagliate contenenti lumini. In Puglia, per accogliere le anime dei defunti, si apparecchiava la tavola con una tovaglia bianca, pane, coltello per tagliarlo, una palma benedetta su un bicchiere con acqua santa e una lucerna. Veniva preparata la colba, grano bollito con mandorle, uva secca, granati, sesamo e basilico. Ogni chicco di grano mangiato aiutava a salvare un'anima del purgatorio. I bambini appendevano calze per ricevere doni e dolciumi dai morti, come fa la Befana. I contadini andavano la notte a fare la questua alle case dei padroni dicendo che mare, con il nome, te venga a cantà, l'anime delle muerte momadadà, a quella, a quelli, mittete la camise e viene ad aprì, raccogliendo così fichi secchi, legumi, damigiane di vino e dolci. A ogni santi i ragazzi chiedevano porta a porta l'anime delle muerte, raccogliendo dolci o frutta. Si decoravano strade in provincia di Foggia con zucche intagliate, cocce priatorie. In Basilicata la processione dei morti, per essere vista, necessitava della confessione, dell'avere fede e di una coscienza pura. A mezzanotte bisognava stare alla finestra con una bacinella piena d'acqua e 3 anelli dentro di oro, argento e ferro, con 2 candele accese ai lati. Vedevano così nel riflesso i defunti di ogni età e ceto sociale, ma anche i morti uccisi e giustiziati con ferite sanguinolente in vista o con cappi al collo. Se passava un'anima amica, venivano avvistati così da rientrare, perché se l'avesse vista si sarebbe dileguata. I defunti potevano essere visti anche attraverso la fiamma di una candela davanti a una finestra. Ma le anime sepolte fuori dall'insediamento urbano diventavano fantasmi e
potevano essere pericolosi. Anche Carlo Levi scrive nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli che a quel tempo era diffusa una forte paura per gli spiriti. L'antropologo Ernesto De Martino scrive che in provincia di Potenza le donne che cantano lamenti funebri versano del vino rosso messo in una bottiglia di gazzosa su una fetta di pane scuro che poi pongono vicino alla croce del defunto nel cimitero. In Calabria a fine ottobre si lasciano cibo, pane, vino e acqua, talvolta con carte da gioco e una chitarra. Il mattino dopo in molti sostengono che il livello dell'acqua non è lo stesso. In alcune comunità albanesi della Calabria vi sono uomini che mangiano e bevono in gruppo sulle tombe per ricordare i propri cari, usanza comune a molte culture come quella messicana. Le anime cattive errano e tormentano i vivi e si possono udire loro sussurri nella notte con il fischio del vento, chiamato in queste occasioni vento di sangue. In alcune zone i piatti da donare ai morti vengono posti su tavole addobbate con anche le foto dei defunti. A Nicotera, il giorno dei morti, i bambini andavano in giro per le case, portando una zucca intagliata con una candela accesa per ricevere cibi e talvolta soldi. In Campania, in provincia di Avellino, si credeva che i morti uscissero in processione per ascoltare la messa nella chiesa parrocchiale, tenuta da un sacerdote defunto. Il 31 ottobre a Napoli si prega per le anime del purgatorio, chiedendo offerte e augurandosi cende e gistiurn. Il giorno dei morti poi si mangiavano dolci all'uovo a forma di osso. E nelle aree campane contadine più remote vi erano processioni in cui si portavano piccole zucche intagliate, a mano, o fissate su dei bastoni. In Sicilia vi è sempre la processione dei defunti che escono a schiere di sepoltura e camminano lentamente. Le prime sono vestite di bianco e sono le anime morte nella grazia di Dio. Le seconde sono vestite di nero e sono le anime dei dannati. Le ultime sono vestite di rosso e sono le anime degli uccisi. Ogni morto ha un braciere sul capo e la processione retrocede quando giungono dinanzi a una croce che non possono oltrepassare. I morti non possono essere visti e sono minacciosi. Con il teschio pesante schiacciano la cervice tenera dei bambini e hanno in mano una crocetta per cavare gli occhi ai bambini troppo curiosi. A Messina si usava banchettare accanto alle tombe per onorare i parenti e i bambini usavano mettere bicchieri di acqua sul tavolo. Se la mattina il bicchiere era vuoto, significava che i morti erano venuti, avevano bevuto, avevano lasciato regali nascosti. Se invece il bicchiere era pieno, significava che il bambino era stato cattivo, i morti non volevano bere e se ne andavano. Nell'area dell'Etna si facevano dolci di marzapane, i dolci dei morti. Ad Agrigento i doni sono giocattoli, dolci, vestiti o monete, chiamati i cosi rimorti. Venivano in Sicilia distribuiti anche i panuzzi rimorti e a Enna vi erano le ossa di morto e frutta martorana. In Sardegna si lasciavano cibi per i defunti. Alcuni sull'uscio della porta mettevano maccheroni, altrimenti la casa e la famiglia avrebbero avuto sciagura tutto l'anno. Era poi vietato bruciare frasche o lavorare la terra il 2 novembre, per rispetto dei morti, altrimenti qualcuno della famiglia sarebbe morto entro l'anno. In alcune zone venivano preparati degli gnocchi, venivano fatte questue e i bambini bussavano porta a porta e chiedevano Is animeddas, le anime, e gli veniva offerta frutta secca, dolci e altro. Vicino Cagliari i bambini portavano in giro federe da riempire. Venivano intagliate zucche per spaventare e la mattina i bambini giravano nel paese per chiedere frutta e dolci dicendo «Fagite bene a sos mortos», «Fate del bene ai morti». Nel pomeriggio giravano i più grandi chiedendo lardo, salsicce e vino. La cinematografia ha prodotto e realizzato grandi film da vedere e rivedere nella notte più spaventosa dell'anno. Impossibile citarli tutti, ma ci limiteremo alla serie di John Carpenter, Halloween, La notte delle streghe, di cui il primo film uscì nel 1978. Carpenter ha dato alla luce uno dei mostri che più ha inquietato l'immaginario di tutti noi, Michael Myers. Nel 1994 Tim Burton ci ha regalato Nightmare Before Christmas, pellicola in stop motion, diretta dal regista Henry Selick, con lo stupendo doppiaggio di Jack Skeleton, che in italiano prende la voce di Renato Zero. Burton ideò la storia grazie a un episodio di Vita Ordinaria. Un giorno si era ritrovata ad osservare gli scaffali di un negozio che venivano svuotati delle decorazioni di Halloween per lasciare posto a quelle natalizie. È il film perfetto di transizione tra le nostre due feste preferite. Quando vidi la proiezione al cinema in uscita nel mese di dicembre del 94, quando avevo 11 anni, capii, anche grazie a Tim Burton, che alcuni mostri potevano essere miei amici. La letteratura del Novecento
ha dedicato ampio spazio alla festa di Halloween. In particolare, lo scrittore statunitense Ray Bradbury ha scritto numerosi racconti e libri dedicati alla sua festa preferita. Ray Bradbury scrive: «Tutti sapevano che il vento quella sera era un vento insolito. Anche l'oscurità era insolita, perché era Halloween, la vigilia di ogni santi. Tutto pareva tagliato in un morbido velluto nero, dorato, arancione. Il fumo si arricciolava fuori da mille camini, come i pennacchi di un corteo funebre. Dalle cucine salava il profumo delle zucche, quelle svuotate della polpa e quelle che cuocevano dentro il forno». Di R.L. Stein citiamo l'undicesimo volume dei Piccoli Brividi, intitolato La Maschera Maledetta, apparso negli Stati Uniti nel 1993 e poi pubblicato in Italia 2 anni dopo. Si tratta di una storia in cui la giovane protagonista, alla ricerca di una maschera terrificante per Halloween, si imbatte in un particolare negozio di vestiti a tema. La maschera che compra e indossa spaventa tutti, peccato che non riesca più a toglierla perché si impossessa di lei. E ora, Indemologico racconta. Menghina aveva appena superato l'arco del suo paese di Atella, trascinando una cesta piena di piccole pagnotte con la croce, pronte per essere consegnate quella notte. Aveva sempre paura la sera del 31 ottobre, quando si diceva che uscivano le anime dei morti per tornare a casa. I ragazzi si mascheravano, indossavano cappucci, si truccavano con linee nere di carbone sul viso e apparivano come piccoli demoni usciti dagli inferi. E tremava Menghina quando facevano rumori o davano dei colpi alla porta minacciando dispetti in cambio di qualcosa. Così ogni anno preparava pani per tutti. In quel modo non le avrebbero dato fastidio. Da quando poi Vincenzo non c'era più, la sua paura cresceva di anno in anno. Ne erano passati solo 2 da quando suo marito era caduto nel pozzo per prendere l'acqua rompendosi il collo e perdendo la vita. Aveva dovuto imparare a fare tutto da sola e il 31 ottobre le ombre diventavano più spaventose e i rumori più inquietanti. Accendeva il fuoco e restava ad aspettare sveglia le processioni di ragazzi, così che non si destasse dal sonno all'improvviso. Mentre stava per rientrare in casa all'imbrunire, dopo aver impastato tutto il giorno e infornato nell'unico forno in pietra del paese, un ragazzino le corse vicino, avvicinandole alla faccia una zucca intagliata dalle sembianze del volto di un mostro. Quegli occhi luminosi le erano sembrati quelli del demonio. Si mise a gridare volgendo la testa di lato, per non guardare. Poi corse verso casa e si chiuse dentro. Quando la notte scese e tutto divenne oscurità e sussurri, aspettò con agitazione la questua. Menghina sobbalzò dalla sedia, poi andò a sbirciare dalla fessura della porta. Un arrogante ragazzo, poco più giovane di lei, attendeva il suo pezzo di pane. Controvoglia aprì la porta di casa e glielo lanciò nel cesto. Quando finalmente udì quello che sembrava essere l'ultimo ragazzo a disturbarla, suonarono le campane di mezzanotte. Lei si avvicinò alla finestra. Osservando la luna quasi piena, desiderò rievocare i momenti felici con Vincenzo. Mentre ricordava sospirando, i suoi occhi furono attirati da un catino d'acqua posto sul muretto, proprio sotto la finestra. La luna risplendeva forte nel riflesso dell'acqua, quando vide delle figure muoversi in quel liquido. Si coprì la bocca con una mano per non urlare. Senza volere, stava assistendo alla processione dei morti della notte di fine ottobre, quando uscivano dalle tombe del cimitero e si recavano in chiesa. Fin da quando era piccola, la famiglia le aveva detto di non dover mai assistere a quella scena. Non sapeva cosa fare, ma non riusciva a distogliere lo sguardo, soprattutto quando riconobbe, tra quei putri di cadaveri, il suo Vincenzo. Desiderava così tanto stringerlo a sé ancora una volta, anche con quell'aspetto terrificante. Così, senza pensarci, indossò uno scialle, si coprì i capelli con una stoffa nera e uscì di casa, seguendo la processione nella chiesa. Senza il riflesso nell'acqua, non poteva osservare i morti, così si era portata con sé il catino che l'aveva permesso di rivedere Vincenzo, per vederlo e abbracciarlo un'ultima volta. Giunse in chiesa e poggiò il catino a terra. Laddove lei vedeva panche vuote, vi erano seduti i morti, e stava per gridare quando vide che la messa era tenuta sull'altare dal parroco che era morto poco dopo il suo matrimonio. Aveva ancora una barba bianca, ma molto rada. Non aveva occhi nelle orbite e frammenti di pelle in alcuni punti della faccia cadevano a pezzi. Poi vide avvicinarsi un morto a lei. Era Vincenzo.
provò ad allungargli la mano quando lui le fece segno di andarsene. Lei non voleva ascoltarlo, ma lui le indicò nuovamente l'uscita e tornò a sedersi. Perché le aveva detto di andarsene? Forse da morto non l'amava più. Forse aveva dimenticato il suo volto. Così sconsolata fece ritorno a casa. Il mattino dopo, al canto del gallo, si svegliò, uscì per andare a prendere le uova fresche e rientrò in casa. Poi tornò in camera da letto per prendere una maglia più pesante, perché cominciava a fare fredda a quell'ora del mattino, quando di colpo lasciò cadere tutte le uova a terra e gridò. Sul letto, sul suo letto, c'era proprio il suo corpo, abbandonato in un sonno di morte. Questo capitolo è terminato. Ora potete fare sogni tranquilli, ma ricordate, se nella notte di Halloween vedete un fantasma o un morto in un riflesso, restate chiusi in casa. Indemologico. Per un'antropologia narrata del folklore. Le nostre storie. I vostri incubi. Thank you.